Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News e soprattutto benvenute alle due architetti di Ausa Portè, Alice Barboni e Maria Boniperti. Benvenute ragazze. Grazie Sabrina, ciao a Buongiorno. tutti. Oggi è martedì e c'è la rubrica L'Opinionista per casa. Dunque, i due architetti di Ausa Portè sono insieme a noi per sfidarsi all'oggetto più bello d'arredamento per la nostra casa. Dunque, ognuna di loro porterà due oggetti in gara e oggi parliamo della zona giorno. Quattro oggetti. Ci saranno ai voti funzionalità, design, qualità, prezzo, il voto Ausa Portè per unicità e originalità e infine il mio voto, l'opinionista per casa, che potrà confermare o ribaltare il risultato. Detto ciò, andiamo al primo oggetto. Ce lo porta Maria, è la libreria Rubik del brand MB. Vai Maria! Benissimo, partiamo subito con un oggetto a mio parere stupendo perché è molto versatile, molto funzionale e con un buon rapporto qualità-prezzo, quindi diciamo un oggetto che ha buone chance di vincere. Si tratta di una libreria che può essere messa praticamente in ogni locale della zona giorno, sia che questa sia pensata come un grande open space, come si usa fare ormai ultimamente, dove magari anche la cucina è aperta sul soggiorno, sulla zona pranzo, sul salotto e anche perché no, su uno studiolo a giorno. Quindi diciamo che questo elemento di arredo può essere utilizzato non solo come la classica libreria che va addossata a parete, cosa che potrebbe peraltro essere fatta, ma può anche diventare una sorta di modo per dividere, ma in modo non diciamo così impegnativo come una parete o come una libreria a tutta altezza, diverse parti. Quindi, come vedete dalle immagini, è composta da tutta una serie di elementi cubici sovrapposti tra di loro, con delle linee inclinate che la fanno sembrare quasi poco stabile, ma in realtà è solo una scelta di design, in realtà è solidissima. Prende il nome Rubik dal famoso cubo, e proprio come il cubo di Rubik può essere ruotata, quindi alcuni di questi elementi possono essere fruibili sia, non lo so, dalla zona divano piuttosto che dalla adiacente zona studio, quindi apribile da più parti. È disponibile in vari colori, come potete vedere dalle immagini, e anche questo la rende, diciamo così, adatta a tutta una serie di ambienti diversi, nel senso che se vengono scelti dei colori più accesi, prende una connotazione sicuramente più giovanile, più moderna, magari per case con un determinato stile. Con altre finiture, invece, può essere inserita anche in ambienti, diciamo così, più classici. E può essere messa anche in cucina, volendo, per contenere i libri di ricette, piuttosto che i barattoli che contengono le spezie. Perché essendo un oggetto, diciamo così, dal design molto semplice, possono essere gli oggetti stessi che ospita a renderla davvero particolare. E ricordiamo che io e Alice ci occupiamo anche di interior styling, quindi anche proprio di scegliere quegli oggetti che possono rendere particolare una libreria che, insomma, magari qualcuno, soprattutto magari il nostro collega, vedendo la rubrica dice sì, ma è già una linea già vista, insomma, la producono anche altri, non è una cosa così particolare. Però invece secondo me particolare lo è, versatile lo è. E ha veramente quindi tante funzioni, anche altezze diverse, nel senso che si può partire dagli 80 centimetri dei primi, utilizzando solo pochi moduli, fino ad arrivare a utilizzarne 7 e si arriva a 1,90 m. Quindi praticamente stiamo parlando di un oggetto con tante funzioni diverse, ospitabili appunto in ambienti diversi. Anche i prezzi cambiano. E concludo dicendo che diamo un range intorno ai 1.000 euro, però ovviamente se dipende da come la vuoi comporre, è una cosa che va studiata col tuo architetto. Alice, ti ha convinto la libreria Kubik? Diciamo che io sono l'architetto che citava prima Maria. Già vista purtroppo, già vista, quindi sarò un po' cattiva. Vai, partiamo dalla funzionalità. Da 1 a 5.
Sulla funzionalità do 4, perché sicuramente una libreria è sempre funzionale, serve sempre e sempre utile. Avesse anche dei vani chiusi per nascondere, appunto, senza dover per forza chiamare l'interior stylist, anche se in effetti ci converrebbe, sarebbe sicuramente migliore. Design. Design, mi dispiace, socia, ma io ti do su un 3 perché è veramente già vista. Faccio l'architetto che trova l'ago nel pagliaio. Qualità-prezzo. Qualità-prezzo alto, un 5, perché appunto a discapito di tutte le librerie che ho in mente, magari io un po' più uniche e particolari, questa ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Voto a uso per te per unicità e originalità. Non vogliatemene, ma ti do un 3 perché non è originalissima e si è purtroppo già vista, quindi forse l'avessi presentata qualche anno fa, sicuramente. Mi piace l'idea del cubo di Rubik, quello sì. Però Alice, insomma, la libreria non ti sconfinfera. Io no, do un bel tantissimo. 4 invece a Maria, perché è vero, si tratta di un prodotto sicuramente già visto, però apprezzo molto la praticità di questo prodotto, il fatto che si possano far ruotare le diverse mensole e quindi sicuramente è comodo. Poi lo trovo anche un oggetto che in certe varianti di colore può star bene anche ad esempio nella camera, nella cameretta dei bambini. Dunque, detto ciò, però andiamo avanti, perché Alice ci presenta la lampada Nord del brand Vibia. Vai, Alice! Io ti parlo del designer che è Eric Levy o Levi, non so bene come si pronunci, e ti racconta un po' la sua storia, come ha disegnato questa lampada. Questo designer amava fare surf e quindi si alzava presto al mattino prima dell'alba per andare appunto a fare surf e aspettava seduto nell'acqua l'arrivo delle prime luci. Quando vedeva i primi bagliori riflessi nel mare, per lui questo era il momento più magico ed emozionante. Da qui nasce l'idea di questa lampada che in effetti crea degli effetti di luce molto sorprendenti, perché quando entri nella stanza e vedi che la luce non proviene né dal soffitto, né dal pavimento, né dalla parete, ma e si percepisce che c'è questa luce diffusa, ma in effetti bene, se guardi la luce non capisci bene da dove arriva. E quindi hai un'idea diversa dello spazio e della sua funzione. Inoltre, appunto, è molto funzionale perché è composta di molteplici pezzi, ha una base nella versione a terra, è composta appunto da una base, dal paralume e sono in fibra di carbonio. Poi ha delle aste e anche dei contrappesi e dei pesi. Quindi si può combinare un po' a piacimento come si vuole, cioè si può scegliere di utilizzarla a terra, si può mettere a parete, si può appendere a soffitto con il contrappeso, puoi metterne più di una e ha diverse misure, tre, il paralume intendo. Parte da 14 centimetri, che è il più piccolino, per arrivare all'intermedio 40 e il più grande 60. Diverse quattro finiture di colore molto moderne. Infatti è disponibile in color grafite, in bianco, in crema e in un blu verde che ultimamente nelle nostre case si inizia a vedere moltissimo. E un'altra cosa molto, molto importante, appunto, si può scegliere, soprattutto nella versione a terra, di comporre la base con la quantità di lampade che si vuole più o meno per arrivare a un massimo, mi sembra, di 4 o di 5. E quindi la possiamo mettere dove decidiamo che sia necessario metterla. Per me è una lampada davvero funzionale e non vista. Ha un costo
io ti do il massimo perché da qui si scende, quindi la versione che facciamo vedere è proprio quella con la base completa e costa 4.800 euro senza sconti. Ovviamente se si sceglie di ridurre i punti luce e di scegliere altre opzioni come quella a soffitto o a parete, andiamo a scendere di prezzo. Non mi Fantastico, sentite più? ti sentiamo. Devo dire che io questa lampada l'ho vista dal vivo e ha un effetto fantastico, ma non voglio ovviamente influenzare Maria. Dunque, Maria, a te piace questa lampada? Mi piace moltissimo e a differenza del mio primo oggetto, effettivamente è una lampada decisamente più originale e con caratteristiche molto diverse dalla mia libreria, proprio opposte, diciamo. Diamo i voti, funzionalità. Sì, diciamo che come funzionalità non 4, non do il massimo perché comunque diciamo che non è proprio un oggetto che si può mettere in tutti gli ambienti, devi avere determinate dimensioni per evitare di trovarti quegli effetti dove è sovradimensionata per una stanza di dimensioni normali, diciamo, non è Però piccolissima tu parli quella della lampada lì. lampada, quella che ho presentato col basamento. Sì. Calcola Quindi che esiste nella versione da 14 centimetri che puoi mettere effettivamente dove sì, vuoi. quello è vero, però mi stavo basando e anche sul prezzo mi baserò su quella che hai Ti do scelto. ragione. Mi spiace, faccio anche una cattiva a questo giro, a questa puntata. Maria Design. Design è sempre un 4 perché secondo me è molto bella da vedere, è molto bella anche tutta la spiegazione iniziale che ha fatto Alice, il modo in cui è nata questa lampada, quindi molto originale. Qualità prezzo. E mi dispiace, io qua do un 3 perché è vero che ci sono lampade di design anche molto più costose, però non è neanche tra, diciamo, quelle più economiche, quindi Unicità, originalità, vota non usa è il suo punto forte, ne sono consapevole. Beh, ogni cosa ha dei pregi e dei difetti, la perfezione è difficile da trovare e infatti 4 come voto a usaporte, appunto per la qualità prezzo e non do il massimo, insomma, però è un prodotto che mi piace molto, brava Alice che l'hai trovato, l'hai pensato per questa puntata. E adesso c'è il mio voto, l'opinionista per casa, e io do ad Alice e alla sua proposta un bel 4. 4 perché, come dicevo prima, è un oggetto di design che ho visto di persona ed è veramente accattivante. Non do il massimo perché ovviamente il prezzo è piuttosto significativo. Bene, allora andiamo avanti con il prossimo oggetto. L'altalena swing del brand Ivona Casica Design. Ce lo presenta Maria. Benissimo, questo oggetto è molto diverso rispetto al primo che ho presentato, nel senso che nel primo caso è una cosa adattabile praticamente ad ogni angolo della zona giorno. Questo oggetto invece è un oggetto particolare al di là della forma e del design in sé come proposta per una zona giorno, perché proporre l'altalena indoor anziché all'esterno dell'abitazione. E non è una cosa così usuale, diciamo che non la si trova proprio nelle case di tutti. Quindi io l'ho pensata perché volevamo mettere un elemento di seduta. Alla fine, se si parla di zona giorno, si parla di convivialità, si parla di divani, si parla di sedie intorno ai tavoli, poltroncine, puff, e c'era troppe cose tra cui poter scegliere. E per non rischiare di essere magari tra virgolette banali come con la scelta della mia libreria, che tra l'altro a me comunque piace moltissimo. Invece, nel caso dell'altalena è un elemento di seduta, però è un elemento di seduta molto particolare. Perché al di là del design, che è anche molto bello e molto minimal, perché stiamo semplicemente parlando di un grosso cerchio disponibile in compensato in over, anche delle finiture diverse per l'esterno, perché volendo
la si può acquistare anche per l'esterno, ma io ovviamente vi propongo la versione per l'interno dell'abitazione. Quindi è praticamente una sorta di dondolo, di elemento di seduta che va ad arricchire qualsiasi abitazione. Cioè diciamo che quando entri in una casa e c'è un oggetto di questo tipo, non puoi che rimanere colpito. Tra le altre cose, avendo appunto un design molto basico, molto minimal, in base al contesto nel quale viene inserito, anche questo oggetto particolare prende connotazioni diverse. Può diventare industriale, può diventare elegante, può diventare una chicca di design chic in base a ciò che lo circonda. È anche un'idea, diciamo così, adatta a una casa romantica di spirito vintage, bohemien, insomma, è particolare in sé, non lo si può mettere ovunque, devi avere lo spazio. Non puoi semplicemente acquistarlo e appenderlo, devi anche fare dei ragionamenti a monte, perché comunque stiamo parlando di una struttura appesa, però diciamo che secondo me merita di essere presa in considerazione nelle case che possono permettersi di ospitarla, perché comunque, come la lampada di Alice, non si deve creare l'effetto, l'ho messa in un angolo e poi non posso neanche dondolarmi perché non ho lo spazio per farlo. Concludo dicendo, perché come sempre sono lunga, prezzo intorno ai 1.400 euro e non commento il prezzo, lascio a voi votare. Alice, allora partiamo dalla funzionalità. Che voto diamo a questa altalena da interni? Allora, sono indecisa, però voglio premiare la mia collega, gli do un 4. Perché nonostante abbia cercato di trovare tutti i difetti possibili a questa altalena, comunque l'idea del gioco, l'idea è comunque una seduta ed è una seduta che non occupa tutto questo spazio perché è appesa e quindi ci occupa lo spazio del soffitto. Bisogna certo fare i calcoli, ma un posto si trova e se non sta dentro può star fuori. Beh, Design. design adoro. Per me queste linee 5, pulite, essenziali, minimaliste, un po' giappo, mi piacciono moltissimo. Qualità prezzo. Qualità prezzo, beh, stiamo su un 4, premio Voto anche qui. Ausa Porte. Cosa porté per unicità e originalità? 5, io la vorrei a casa mia. E poi do il mio voto, e il mio voto è 5 perché dico solo questo, la vorrei anch'io a casa mia. La vorrei anch'io che l'ho presentata, La vorrei anch'io, è proprio bella, grazie. Seguiamo, andiamo avanti con il miscelatore Lavello Switch 20 del brand Bonjo, ce lo presenta Alice. Allora, ti correggo sul nome perché è Switch 2O, perché è H2O. Quindi hanno fatto anche un gioco di parole. L'architetto Federico Rossi, che è il designer dell'azienda Bongio, che ha creato non solo questo rubinetto, ma tantissimi altri prodotti veramente innovativi, ci ha creato questo miscelatore Lavello, che però in realtà te la potevo anche presentare come lampada, no? Ti saresti confusa. Sembra una lampada, però non lo è. Per me ha uno stile estremamente industriale. Modernissimo, ha delle caratteristiche molto particolari. Vabbè, ha la doccetta orientabile come tutti i miscelatori che si rispettino, ha il monogetto e la sua particolarità, adesso ve la svelo, è che ha praticamente all'interno una luce dinamo che quindi è senza connessione elettrica, non è connesso appunto alla rete elettrica, ma serve a illuminare l'acqua del colore rosso se è calda e azzurro-blu se è fredda. Quindi io ve lo porto perché è un oggetto di design adatto anche ai bambini, perché se gli si insegna che il caldo è associato al rosso e il freddo è associato al blu, i bambini non si scottano. E per me è un design veramente futuristico, può magari non piacere a tutti e non essere adatto a tutte le case, però per me è adatto alle cucine moderne, molto moderne, che vogliono stupire gli ospiti con un oggetto unico e davvero accattivante.
Tra l'altro è creato da una rubinetteria che tutti definiscono, non solo noi, una tecno-artigiana, quindi sono degli artigiani molto avanti, ed è una rubinetteria della zona, appunto, la Bongio, e che speriamo magari di avere anche ospite nelle puntate che faremo a settembre, o ho già svelato troppo? No, Non allora ho detto il prezzo? diciamolo. Diciamolo un attimo, apriamo la Non ho detto il telecamera. prezzo, Costa. Scusa lì, ce ne Va approfitto. bene, allora il prezzo ve lo dico dopo. Brava, apriamo una bella parentesi perché comunichiamo che a settembre ripartiranno le puntate di L'Opinionista per Casa con i due architetti di Ausa Porté, per cui chiediamo alle aziende del territorio che hanno interesse a presentare i loro prodotti di mettersi in contatto con noi per essere inseriti e valutati all'interno della nostra rubrica. Vai Alice col prezzo! A listino costa 1575 euro ed esiste in diverse finiture di colore e ha un elemento molto giocoso che è il tubicino dell'acqua che può essere di vari colori, quindi anche quello secondo me dà un tocco di colore ed è molto originale. Benissimo, allora procediamo con i voti di Maria. Funzionalità, Maria. Beh, funzionalità un bel 4, quasi il massimo, diciamo, è assolutamente funzionale. Insomma, Alice ci ha elencato ben oltre le caratteristiche di un normale rubinetto, quindi ottimo per Design. me. E design 5. Perché il rubinetto lampada è veramente una bella forma, mi piace molto. Qualità prezzo. Allora, non è sicuramente regalato, però 4, perché comunque la qualità si paga e la qualità del rubinetto è uno di quegli oggetti che deve essere di qualità e non si E soprattutto sostituisce così parliamo del Made in facilmente. Italy. Esatto, qualità È made Made in in Italy e Italy. Made in San Maurizio. Quindi a Dopaglio. due passi da noi. Novara, provincia di Novara. Poi, unicità. Beh, e qui un altro massimo dei voti, 5 per tutta la somma delle cose dette fino ad adesso. Complimenti Alice, è stupendo. Benissimo, io Grazie. do il mio voto e do un bel 4. Mi piace tantissimo. E forse un po' troppo moderno, ma questi sono i miei personalissimi gusti e sicuramente Alice non se la prenderà. Allora, Assolutamente. detto ciò, carissime ragazze, andiamo alla finalissima. Dunque, la lampada Nord si posiziona al quarto posto, la lampada di Alice. Poi abbiamo al terzo posto la libreria Kubik di Maria e questa volta c'è un pari merito, quindi chiudete in bellezza tra Maria e Davvero? Alice, Bellissimo. ovvero fra l'altalena Swing e il miscelatore Lavello Switch 2.0 o 2.0, Due scusatemi, 2.0, quindi entrambi 22 voti. Bravissime entrambe! O. Grazie, siamo felicissime Sabrina, possiamo andare in ferie in pace e tornare a settembre con gli ospiti. E siamo contenti di aver vinto entrambe, insomma, siamo state brave in quest'ultima puntata tutte e due, grazie. Siete state Sì, bravissime. Io davvero. non vedo l'ora di riniziare con voi questa serie di puntate dedicate al mondo dell'interior design. Nel frattempo, ovviamente, chiediamo alle aziende di mettersi in contatto con noi per presentarci e suggerirci i loro complementi di arredo. Carissime ragazze, non resta che salutarci e darci appuntamento a settembre. Ciao A Sabrina, settembre ci prestissimo. divertiremo tantissimo. Grazie a tutti e noi ci vediamo come sempre qua in salotto. Ciao! Ciao. Arrivederci.